Ok, dovrebbe Sì. essere partita. Allora, come già molti di voi sanno, noi nel corso di quest'anno come Medicina Democratica, all'interno della campagna elettorale. Scusate, non so se mi sentite, io non sento niente. Non Come so va? se è colpa mia o c'è problema di linea. Ecco, Gli altri sentono? noi Provo. sì. Io lo sento bene. Allora, chi non sente però è bene che provi a uscire, chiudere e rientrare, perché penso che sia un problema di connessione, per cui provate a fare questo giochino qua. No, non sentivo, adesso sento. Qual è il giochino? No, di chiudere, uscire e rientrare. Ho capito. No, comunque adesso è tornato, Adesso ecco. sì, adesso senti. Grazie. Ok. Allora, invece. Ok, ci siamo tutti. Allora, stavo dicendo, abbiamo messo in piedi un coordinamento nazionale sul tema, un gruppo di lavoro sul tema delle cure per le persone anziane non autosufficienti e abbiamo condiviso un po' questo percorso con diversi movimenti, associazioni, comitati di familiari degli ospiti delle RSA. Abbiamo cercato di entrare nel merito di tutti i principali problemi e abbiamo anche redatto dei documenti stressando soprattutto le maggiori criticità che chiaramente sono in parte l'assenza della medicina del territorio e in parte tutto quello che non è cura sanitaria all'interno dell'RSA. Adesso la riassumo proprio in modo molto, molto sintetico. Abbiamo voluto insieme cercare di approfondire e definire sempre di più un po' tutti i punti che riguardano quelle che devono essere veramente le cure necessarie, cure sanitarie per le persone anziane, a partire da quando queste persone sono a casa e da tutti i loro bisogni, da quello che si può e si deve e si doveva ed era cominciato anche a essere costruito nel territorio per evitare sia l'istituzionalizzazione e per evitare anche proprio quello che abbiamo detto negli ultimi incontri, ricordo le parole in particolare di Anna Nocentini, di evitare questi luoghi di contenzione dove poi le persone anziane non ricevono cure adeguate e per di più vivono una condizione di abbandono e di isolamento e poi vediamo come la non sicurezza, la non adeguatezza di queste cure ha comportato con la vicenda della pandemia. Questo qui dovrebbe essere proprio uno dei primi incontri di maggiore approfondimento sui temi di che cosa possiamo effettivamente fare ed è un approfondimento che ci permetta poi di portare avanti una serie di richieste che andremo ad attivare, che andremo a svolgere nei nostri territori, nei nostri luoghi di appartenenza e che andremo anche a formulare a livello ministeriale. L'incontro di oggi vuole riguardare proprio la parte di come si può effettivamente costruire una medicina del territorio, no, rispondente a tutti i bisogni sanitari e non solo della persona anziana, della persona malata cronica non autosufficiente. Questo è il tema che ci siamo dati e abbiamo coinvolto sia, io adesso dico l'Emilia Romagna e la Toscana perché sappiamo che ci sono delle esperienze significative che possono servirci proprio per conoscere meglio come ci si può muovere. Prima di passare ad Elisabeth, che presenterà la dottoressa Mazzini, che è la prima che interviene, vi ricordo anche che alla fine magari di questo incontro dedicheremo qualche minuto perché il comitato Anchise, adesso Antonio sta entrando adesso, sta arrivando, il comitato Anchise sta promuovendo per il 5 marzo
un'iniziativa a livello nazionale, per cui daremo spazio poi ad Antonio Burattini o comunque a qualcuno del Comitato Anchise che ci presenterà esattamente che cosa propongono di fare, ma lo teniamo proprio in fondo al nostro incontro. Per cui adesso direi ad Elisabeth se può presentare e introdurre la dottoressa Mazzini. Buonasera, sì, ben volentieri. In uno dei numerosi collegamenti che facciamo sempre via web, io ho avuto l'occasione di sentire la dottoressa Mazzini che ha presentato proprio il loro modello di presa in carico sul territorio delle persone all'interno del modello della Casa della Salute. Noi sappiamo che di Casa della Salute se ne parla, ce ne sono anche un cospicuo numero, soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, però un conto è dire Casa della Salute, è un conto essere questa trasformazione soltanto nominativa, ma che poi vuol dire sostanzialmente dei tradizionali poliambulatori. E quindi avevamo bisogno di sentire un'esperienza concreta e quindi io personalmente ho ricontattato la dottoressa Mazzini, che è responsabile dell'assistenza delle cure primarie in alcuni distretti dell'ASL di Ferrara, e poi che fa parte anche della Casa della Salute. Le ho chiesto di presentare la loro esperienza e poi successivamente potremmo fargli delle domande a complementi. E quindi pregherei la dottoressa Elisa Mazzini, di intervenire. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io faccio una premessa. Il direttore generale con cui abbiamo iniziato l'esperienza quasi 10 anni fa delle case della salute diceva appunto che la casa della salute non deve essere un condominio, quindi che non deve essere un poliambulatorio, ma è lo sviluppo delle cure territoriali per dare un punto, una struttura al territorio in modo che le comunità abbiano un punto di riferimento, perché di fatto le persone hanno comunque bisogno di punti di riferimento e quindi per evitare che vadano sempre in ospedale, proprio l'Emilia-Romagna ha costruito la Casa della Salute. Allora, nella nostra, dico che il lavoro è iniziato 10 anni fa, quindi in un territorio in cui la Casa della Salute Terre Fiumi è praticamente un ospedale che è stato dismesso e sono entrati all'interno dell'ospedale i medici di medicina generale. Noi abbiamo una caratteristica: i 28 medici che afferiscono nel nostro territorio, che è circa di 36.000 abitanti, appartengono tutti allo stesso nucleo di cure primarie. E questa è una cosa importante perché hanno sempre degli obiettivi. Che cos'ha di innovativo la nostra Casa della Salute? È una Casa della Salute a grande e dentro siamo riusciti a diciamo, inserire tutti i servizi di base che possono essere utili alla comunità. In questa Casa della Salute abbiamo il Dipartimento di Cure Primarie. Abbiamo quindi con i medici di medicina generale che hanno gli ambulatori dentro questa casa della salute, abbiamo i pediatri di libera scelta, abbiamo il Dipartimento di Salute Mentale in tutte le sue anime, quindi la neuropsichiatria infantile, ma le dipendenze patologiche e la psichiatria adulti. Abbiamo naturalmente una parte importante di specialisti, quindi tutta la specialistica di base, ma la cosa che più è interessante è che siamo riusciti ad avere all'interno della Casa della Salute i servizi sociali. Quindi i servizi sociali che prima si trovavano all'interno del comune
sono all'interno della Casa della Salute nelle loro tre aree: area anziani, area disabilità e area infanzia. Tutta la commissione, quindi, di questi professionisti che lavorano su con contratti diversi, quindi da un certo punto di vista anche organizzativo, con enti diversi, ci ha obbligato all'inizio a lavorare mettendo insieme i vari professionisti in percorsi formativi che avessero come obbligo il fatto di costruire dei percorsi, per cui gli specialisti hanno lavorato, per esempio, prevalentemente sui PDTA, quindi sui percorsi assistenziali, e avevano l'obiettivo soprattutto di non far rimbalzare il paziente tra lo specialista, il medico di base e il CUP. Un altro gruppo di professionisti ha lavorato sulla, per esempio, sulla presa in carico e sulla fragilità dell'anziano, quindi qui abbiamo coinvolto i medici di medicina generale, gli infermieri dell'assistenza domiciliare e tutta la parte che riguardava i servizi sociali, ma anche, per esempio, lavorando con la continuità delle cure, cioè lavorando sulla presa in carico del paziente che ha un problema di disabilità e esce dall'ospedale con un problema di disabilità e quindi deve rientrare al domicilio. La cosa che durante questi percorsi formativi, quindi abbiamo lavorato di base sull'intercettazione della domanda, ma ci siamo resi conto che mentre facevamo questi gruppi di lavoro e questi tavoli, in cui l'obiettivo era risolvere, quindi non fare dei grandi proclami, delle procedure, ma era risolvere, quindi lavorare anche spesso su casi concreti, che mancava nei nostri gruppi di lavoro, intanto mancavano le associazioni e mancavano le associazioni che rappresentano comunque i cittadini, e mancava soprattutto il paziente. Per cui una delle prime novità, ecco, su cui abbiamo lavorato, era di costruire un board, cioè quindi un gruppo di lavoro che stabilmente lavorasse, quindi con dei temi in cui fossero presenti i cittadini competenti per quell'area. Se si parlava di psichiatria, abbiamo invitato le famiglie dei pazienti psichiatrici; se si parlava di non so, fragilità o badanti, o insomma, a seconda del tema, noi abbiamo invitato le associazioni. E questa stabilmente è una organizzazione che poi la regione ha introdotto nell'ultima delibera delle case della salute, cioè nel board deve essere sempre presente un rappresentante dei cittadini e anche a volte un rappresentante delle istituzioni, perché quando tu vuoi fare dei progetti che sono a cavallo tra il sanitario e il sociale, hai necessità anche di avere il rappresentante dei cittadini. La nostra realtà di Casa della Salute è un'unione di comuni, per cui viene il direttore dell'unione dei comuni. Un'altra novità importante è proprio quindi lavorare soprattutto sulla fragilità, e per questo abbiamo costruito dentro le case della salute un'accoglienza. L'accoglienza ha l'obiettivo di lavorare per orientare i cittadini, perché di fatto il cittadino spesso si deve organizzare da solo i percorsi. E quindi noi abbiamo pensato di lavorare inizialmente sull'orientamento, ma di base, quando un cittadino si presenta che ha un problema, spesso saltano fuori altre problematiche. Quindi questa accoglienza è diventata un'accoglienza in cui abbiamo un infermiere, che è l'evoluzione, diciamo, di quello che è l'infermiere di famiglia, che comunque è lì a disposizione per l'analisi di tutte le problematiche e dei bisogni.
e che ha il paziente. Nella nostra casa della salute quindi possiamo lavorare rispetto all'accoglienza, rispetto alle patologie croniche con i PDTA, ma soprattutto una cosa molto interessante è stato quello dei casi complessi. Noi ci siamo resi conto che lavorando proprio in questa accoglienza dove lavora un infermiere, vicino c'è l'assistente sociale, abbiamo capito che spesso anche le due figure non comunicavano abbastanza, non avevano delle logiche, e è per questo che li abbiamo tutti messi intorno a un tavolo. Quando da qualsiasi parte di questi servizi arriva un caso complesso, il caso complesso viene portato al tavolo. Faccio degli esempi concreti perché sennò il paziente che spesso va in pronto soccorso ma che ha dei bisogni semplici, per cui il pronto soccorso ci avvisa dicendo: guardate, questo paziente viene al pronto soccorso ma non ha bisogni sanitari, probabilmente i suoi bisogni sono altri. Allora in questo caso, in questo tavolo che si chiama di casi complessi, ma che ha visto un protocollo d'intesa tra l'azienda USL, l'Unione dei Comuni e i servizi sociali, si chiama il medico di medicina generale e si analizza un po' che quali sono eventualmente le prospettive per questo paziente. Negli anni, abbiamo capito che una delle criticità, soprattutto per le persone anziane nella fragilità, è quello di non avere un punto di riferimento al domicilio, anche per cose banali e così che sembrerebbero, per cui nel tempo si è, anche perché il DM70, nella Casa della Salute si è arrivati alla definizione di un ospedale di comunità. Cos'è un ospedale di comunità? Sono 20 posti letto in cui il responsabile clinico è il medico di medicina generale, che quando si rende conto che a domicilio ci sono delle criticità, invece di ricoverare il paziente in pronto soccorso, può ricoverare il paziente in questo ospedale di comunità. Sono 20 posti letto a gestione prevalentemente infermieristica, dove è possibile fare della riabilitazione. Sono pazienti che hanno bisogni a bassa soglia, a volte hanno solo bisogno di risistemare la terapia prima magari eventualmente di scompensarsi, a volte hanno anche dei bisogni assistenziali di base, magari c'è la necessità di insegnare al familiare, alla badante, la gestione di un paziente a casa, perché non è così semplice quando si hanno delle disabilità organizzare anche la casa, organizzare, e qualche volta sia il familiare, ma anche da noi ci sono molti anziani con le badanti, c'è la necessità di rivedere un po' quelli che sono i bisogni assistenziali del paziente. E questa modalità di risolvere comunque insieme a tutti i professionisti, a volte anche per casi che riguardano pazienti con problematiche o patologie psichiatriche o anche famiglie problematiche, ha fatto sì che nel tempo i professionisti si sono conosciuti. Quindi non c'è più neanche bisogno qualche volta di fare i casi complessi, perché l'assistente sociale conosce il medico di medicina generale, il medico di medicina generale sa che ha una risposta. Siamo riusciti anche a fare con le famiglie alcuni momenti informativi di educazione per esempio ad alcune problematiche, tant'è che una delle cose più interessanti sono appunto questi incontri con la comunità. Incontri con la comunità in cui sono stati i cittadini a chiedere eventualmente alcune tematiche interessanti. E cosa posso dirvi anche in questa? Quindi
è stato quello di costruire con questo tavolo un sistema formale stabile di condivisione della presa in carico del paziente, non astratta, perché spesso io vi dico che ho lavorato, che lavoro in azienda, mi trovavo di fronte a grandi procedure, ma non si scendeva mai nel concreto. Il fatto di aver messo insieme il punto di vista sociale e sanitario ha fatto sì, per esempio, che per mantenere al domicilio alcuni pazienti anziani fragili, abbiamo incominciato a capire che una delle problematiche era la somministrazione della terapia. Questi anziani spesso non avevano nessuno che li aiutava nella gestione della terapia. Erano persone anziane, mi ricordo una coppia, moglie e marito, con gravi problematiche, che poteva rimanere a casa, ma che non aveva nessuno che gli preparava la terapia, e loro facevano dei disastri, delle gran confusioni. Allora cosa abbiamo? Facendo delle confusioni, spesso andavano ricoverati proprio perché nessuno li gestiva. Naturalmente voi sapete che i servizi sociali a domicilio hanno solo del personale OSS, degli operatori sociosanitari, che non possono predisporre la terapia, non possono. Allora noi cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati che prepariamo la terapia a questi pazienti e poi, naturalmente, con il medico di medicina generale, un geriatra, abbiamo fatto anche un controllo, di tutte queste terapie, perché spesso un'altra criticità che abbiamo, che io sento molto, è che, abbiamo tanti professionisti. Il paziente va dal cardiologo, dal neurologo, ma nessuno fa sintesi. Oppure qualcuno fa sintesi perché qualche medico di medicina generale fa sintesi, ma a volte le terapie andavano in contrapposizione. Allora abbiamo rivisto tutti i piani terapeutici di questi circa una decina nel nostro territorio di questi anziani che diversamente avrebbero dovuto essere ricoverati e gestiamo noi la terapia con gli infermieri domiciliari, per cui gli prepariamo la terapia. E poi c'è qualcuno che gliela porta a domicilio e che controlla naturalmente anche cioè sono a volte sono stati anche degli accorgimenti banali. Abbiamo discusso molto. Quindi abbiamo fatto anche sì che i professionisti che a volte hanno un linguaggio diverso, perché il sociale sanitario spesso ha linguaggi diversi, discutessero sul caso. Questo ha permesso che insomma, intanto si è creato un clima di fiducia tra i professionisti e di rispetto, perché spesso, no, c'è questa le varie corporazioni, gli assistenti sociali, gli infermieri, la medicina generale. E poi abbiamo fatto degli interventi centrati sulla persona e sui problemi di quella persona. Naturalmente anche le istituzioni, quando succedeva per esempio che un anziano per magari delle disgrazie rimaneva da solo, sapeva che poteva contattarci per magari ricoverare questo paziente all'ospedale di comunità, anche se non era un paziente che aveva problemi sanitari ma sociali. Anche appunto gli assistenti sociali hanno la possibilità di fare richiesta di ricovero in questo ospedale di comunità, quindi non è solo un reparto, una struttura a cui si può accedere dal pronto soccorso, dal medico di medicina generale, ma anche l'assistente sociale quando ce n'è la necessità. E poi, vabbè, lo sviluppo di una formazione più di sistema per creare la rete, perché una volta che i professionisti si conoscono, abbiamo visto che è più facile risolvere i problemi. Non dico che sia tutto rose e viole, perché voglio essere onesta, abbiamo delle complessità qualche volta con qualche professionista che non si risolve, però noi vogliamo essere risolutivi. L'altra cosa interessante, appunto, questi incontri con l'esperienza partecipata tra cittadini, operatori, rappresentanti delle associazioni, ma anche il volontariato, ha fatto sì che siamo riusciti, per esempio, adesso con le vaccinazioni, abbiamo iniziato le vaccinazioni agli over 85, dove
gli anziani hanno difficoltà a recarsi all'ambulatorio vaccinale, abbiamo già costruito con i volontari, ce li trasportano. Insomma, stiamo cercando anche nell'epoca Covid di lavorare appunto per risolvere i problemi alle persone. Adesso io ho fatto un po' un'infarinatura, se volete anche delle diapositive, dei materiali, così mi sono sentita così di andare a braccio, però sono a disposizione per se avete bisogno di altre informazioni. Ecco, la cosa interessante è che noi non abbiamo solo la fragilità delle persone anziane, ma avendo dentro alla Casa della Salute una pediatria di gruppo, quindi anche i pediatri di libera scelta, lavoriamo anche con famiglie che hanno bambini con difficoltà, quindi dentro abbiamo la neuropsichiatria, gli educatori e quindi cerchiamo anche rispetto ad alcune problematiche come l'autismo, come di risolvere anche per questa popolazione. Ecco, una delle cose che mi sento di dire è che una delle criticità maggiori che abbiamo qui nel nostro territorio, che è un territorio molto vasto e molto anziano, è la solitudine. Ci sono molte persone da sole, per cui anche queste, adesso no, però eravamo riusciti a creare insomma, delle iniziative per portare un po' queste persone, sole, soprattutto nelle campagne, nelle nostre campagne. Alcune iniziative, ecco, per portare fuori gli anziani e metterli un po' in relazione, perché la solitudine è un grosso problema del nostro tempo. Ecco, non so se volete un po' che avete delle domande, oppure non so, vi posso mandare dei materiali. Poi se qualcuno vuol venire a visitare la nostra Casa della Salute, in tempi, non ora perché siamo purtroppo ancora in zona arancione. Però, insomma, siamo qui a disposizione, ecco. Scusi, a dove si riferisce? Dove si trova questa casa della salute? Perché sono di Ferrara io. Copparo. Ah, ho capito, è la prima, è stata fatta in provincia praticamente. Sì, adesso voi avete la grande sfida della Casa della Salute a San Rocco, Sì. che stiamo ristrutturando e stiamo cercando di rendere a misura, io credo che sarà la più grande casa della salute. In città, ecco, la cosa che sento di dire è che in città è più difficile, perché ci sono molti, cioè, mentre qui, per esempio, a Copparo ci sono 28 medici di medicina generale, a Ferrara città ci sono 124, quindi lì, anche se abbiamo iniziato a fare qualche progetto, diventa difficile mettere insieme così tanti professionisti, però stiamo un po' studiando, anche lì purtroppo il Covid ci ha rallentato tutte le progettualità, però so che anche a Ferrara, essendo io nel Dipartimento Cure Primarie, abbiamo già fatto qualche progetto interessante. Adesso stiamo ristrutturando la Casa della Salute, un po' l'impegno è quello di mettere dentro San Rocco tutti i servizi sparsi nella città, e questo è sempre agevole, in modo che il cittadino abbia in un unico accesso vari servizi, e questa potrebbe già essere una cosa interessante. Ecco. Sì, Sì, molto. infatti quella zona lì dell'ex ospedale Sant'Anna, che all'inizio del Novecento è una struttura bellissima, molto ben studiata all'epoca, e fin dall'inizio si auspicava che diventasse un qualcosa di collaterale all'ospedale in pratica. So che c'è un quartiere aperto adesso, si sta sviluppando, è solo un peccato che tutta la zona posteriore all'ospedale, che rappresenta un ampliamento dell'ex ospedale, stiano facendo una cosa, io definirei forse una speculazione edilizia, ecco. È un peccato perché comunque potrebbe contenere molti servizi in più, non ultimo strutture tipo sociosanitario, di cui ce n'è grande bisogno sicuramente dappertutto, ma anche a Ferrara, mentre viviamo un proliferare di piccole strutture sociosanitarie che lasciano il tempo che trova, e abbiamo degli esempi anche recenti nella cronaca in maniera negativa,
qua anche vicino. Ok, grazie. Sì, dicevo, molto molto interessante. C'è una domanda nella chat. Io volevo anche chiedere, che adesso leggo, volevo chiedere anche qualcosa in più su proprio l'organizzazione del personale, perché lei ha parlato, ci sono questi 28 medici in medicina generale. Cioè, tutto quello che state facendo comporta che comunque ci sia un certo numero di personale infermieristico, assistente sociale e anche altre figure. Le chiedevo se può dare un po' un'idea anche proprio in termini quantitativi e poi appunto se la vostra esperienza è unica e in chat è chiesto da Donatella Oliosi, chiede chi ha promosso la realizzazione di questo progetto e appunto se nella regione Emilia-Romagna sono ci sono altri progetti o proprio unica, no? Allora, la casa della... Dunque, per quanto riguarda in Emilia-Romagna, c'è una delibera, ci sono due delibere di Casa della Salute e dell'Emilia-Romagna che ha costruito questo modello. Tant'è che nell'ultima delibera del 2016 si parla proprio di aree di intervento, quindi la Casa della Salute ha questo board, no, come dicevo, questo gruppo di progetto che lavora sulle progettualità, ma secondo sei aree di intervento. Magari posso anche mandarvela, lì è molto interessante ed è declinata anche tutta l'organizzazione. Allora, l'organizzazione della Casa della Salute, che non è solo quella di Copparo, ma che è di tutte le case della salute dell'Emilia-Romagna, quindi prevede un responsabile organizzativo che normalmente nella nostra regione è stato detto che è un infermiere, perché comunque appunto per i bisogni di bassa soglia si è ritenuto che l'infermiere sia la figura che mantiene le reti con gli altri professionisti, essendo gli altri a volte, come i medici in medicina generale, dei liberi professionisti, o come gli specialisti ambulatoriali, che spesso sono dei liberi professionisti. Per cui c'è un responsabile organizzativo che è un infermiere, come del resto in questo momento sto facendo io per Copparo. Poi dentro appunto le case della salute, a seconda dell'entità, parlo ad esempio per la nostra casa della salute, abbiamo l'assistenza domiciliare dove abbiamo circa 10 infermieri, abbiamo il poliambulatorio dove abbiamo altri 10 infermieri, abbiamo degli infermieri che sono all'ospedale di comunità insieme agli operatori sociosanitari, in tutta la struttura circa abbiamo una novantina di professionisti, professioni sanitarie, tra cui anche l'ostetrica, l'educatore, il logopedista, i fisioterapisti, circa 90 professioni sanitarie, 28 medici di medicina generale, circa una ventina di specialisti, 4 pediatri di libera scelta, anzi adesso sono 3, va bene, gli assistenti sociali, abbiamo appunto degli assistenti sociali, sono uno per ogni area, perché in Emilia-Romagna c'è l'area anziani, l'area disabili e l'area infanzia, quindi sono 3. E poi che lavorano con degli sportelli. Poi all'interno abbiamo anche almeno 5 associazioni di volontariato con i loro sportelli. Per esempio, vabbè, i vari volontari, tra cui anche, voglio dire, per esempio abbiamo anche uno sportello antiviolenza con alcuni psicologi. E poi abbiamo appunto i punti di guardia medica. Ecco, mi pare di aver detto i medici di medicina generale. C'è una radiologia, quindi con la possibilità quindi di fare le attività. Abbiamo la psichiatria, come dicevo anche prima, con un centro diurno psichiatrico. Direi che abbiamo un ambulatorio
salute anziani intesa come unità di valutazione geriatrica e l'unità di valutazione multidimensionale della disabilità, gli ambulatori della sanità pubblica con la medicina legale, quindi anche con la commissione invalidi, un punto di erogazione diretta dei farmaci e alcune sportelli di consulenza educativa per i genitori in integrazione con i servizi educativi del comune. Naturalmente con questi servizi di consulenza, per esempio educativa, facciamo anche delle iniziative rivolte, per esempio, ai genitori. Però è un modello che è un modello, è il modello emiliano-romagnolo, non è un modello della Casa della Salute. Noi probabilmente siamo stati una delle prime insieme a un'altra casa della salute di Parma, San Secondo, per cui siamo quelli che abbiamo più, diciamo, anzianità di servizio, ecco. Però, e siamo stati anche fonte di sperimentazione per gli altri, ecco, per le altre case della salute. Però questo è il modello che dovrebbe essere in Emilia Roma, il modello emiliano-romagnolo. E comunque, come già detto, è tutto dipendente dal servizio sanitario. Sì, Non ci sì. No, sono delle esternalizzazioni, no, resta tutto in capo, no, al... Sì, se possiamo avere la delibera, sì, sarebbe... perché lì è proprio declinata anche il modello organizzativo e l'organizzazione. Naturalmente, per quanto riguarda la parte che riguarda gli anziani, noi per quanto riguarda le CRA temporanee, o voi chiamate RSA, da noi ormai si chiamano CRA, temporanee, definitive, sono tutte esternalizzate al privato, come diceva il signore. Però io credo che, e questa è una percezione mia, quindi è una cosa che dico io al di là del mio ruolo, credo che il Covid, questa pandemia, abbia messo in evidenza che la parte che riguarda gli anziani, essendo stata diciamo lasciata forse in mano più alla parte sociale ed esternalizzata, ci sono stati dei problemi. Noi abbiamo, io ho vissuto, io lavoravo in un RSA aziendale, poi le RSA sono state esternalizzate. Io credo che ci dovrà essere una riflessione da un punto di vista, perché gli anziani hanno anche bisogni non solo sociali ma sanitari. Però devo essere onesta, in questo periodo mi sono occupata delle vaccinazioni nelle CRA. Noi qui a Ferrara abbiamo vaccinato, ormai abbiamo già finito la seconda dose degli anziani ricoverati nelle strutture e devo essere onesta, ho trovato un buon livello assistenziale. Poi ci saranno anche delle situazioni, come diceva il signore, critiche, però va fatto un ripensamento perché gli anziani hanno, o perlomeno va costruita una rete che noi cerchiamo, perché un'altra delle innovazioni, però non volevo prendere troppo tempo, noi in questi anni abbiamo lavorato per dare la continuità su delle centrali di dimissione che sono dentro in ospedale, in cui c'è un assistente sociale, proprio perché quando un paziente viene ricoverato, poi quando ha delle complessità al domicilio, devi comunque. Quindi abbiamo cercato di fare una rete con i servizi, per cui c'è un'equipe che va al letto del paziente, che discute con la famiglia per trovare poi la prosecuzione delle cure. Per cui le CRA temporanee, che sono per 30 giorni gratuite e poi eventualmente le CRA definitive oppure il passaggio all'ospedale di comunità o nelle lungodegenze post-acuzie. Per cui la nostra provincia ha una rete di servizi che è davvero secondo me importante e c'è anche comunicazione tra questi servizi, non, reale, non, poi ci saranno sempre delle difficoltà, però
la rete, noi quello che stiamo costruendo è proprio la rete, in modo che si comunichi sul paziente e non sul processo. Ecco. E con questa organizzazione dovreste anche avere potuto vedere, come posso dire, che c'è una riduzione di istituzionalizzazione della adesso penso alle persone anziane soprattutto. Io guardi, sono rimasta proprio in questo ultimo giro, perché purtroppo anche noi siamo in difficoltà, abbiamo iniziato a vaccinare al domicilio e mi sono resa conto di quante persone sono riuscite a stare a casa con questo modello. Poi è logico che quando mancano le famiglie, ma ci sono anche dei progetti, ho visto in questo periodo stanno facendo anche dei progetti nuovi e stavamo ragionando proprio per evitare, stiamo lavorando con gli infermieri di comunità, perché comunque per dare risposte sul territorio devi avere, non può essere solo il medico di medicina generale, devi avere anche delle figure che rispondono su dei bisogni poco complessi. Per cui stiamo cercando di sviluppare questo modello, ecco. So che in Toscana, per esempio, visto che ci sono, è un modello, oppure anche in Piemonte stanno lavorando, soprattutto dove, come da noi, c'è un'estensione di territorio molto grande, le famiglie, stiamo lavorando anche sulla teleassistenza, perché potrebbe aiutarci proprio anche in questo periodo. Sono tutti progetti che stanno venendo avanti e vediamo un po' come possiamo portarli a casa. Senz'altro in Emilia-Romagna c'è una rete di servizi in cui il cittadino in una qualche maniera una soluzione la trova, ecco. Che invece mi sono resa conto che in altre realtà non esiste nulla. Per esempio noi abbiamo lo sportello per i presidi e quindi a non mandiamo mai a domicilio un paziente senza presidi e se non ha fatto l'educazione al nuovo presidio. Questo aiuta le persone. Sì, no, è incredibile quello che restiamo tutti senza parola. Allora, c'è ancora una domanda in chat che era se ci sono ticket per l'accesso e poi vedo che. Ecco, No. scusate, c'è anche Marco che aveva chiesto, però Marco magari lo mandiamo alla fine perché dobbiamo anche sentire la parte toscana. Ok, Elisabeth e Achille, Elisabeth, stavi per dire qualcosa? Scusa, io poi me ne andrò, ma volevo solo fare un accenno velocissimo. Ho letto il documento dell'URIPA e di molte altre associazioni che hanno inviato a Paglia. Volevo tanto ringraziare la dottoressa Mazzini, sono un collega medico di famiglia di una medicina di gruppo integrata di 9 medici, quindi conosco bene le problematiche, ma siete molto più bravi di noi nel Veneto. Volevo solo dire al gruppo che dopo un'attenta lettura del documento che è stato mandato da UREPA a Monsignor Paglia and Company, rilevo che quel documento va nella direzione nettamente opposta, cioè RSA centripeto, rispetto a quello che la dottoressa Mazzini ha detto, cioè quel documento che è supportato da molte associazioni che pesano va nella direzione di centralizzare sulle RSA tutti i servizi del territorio, che è una demenza a mio avviso. Bisognerà contrastarlo. Scusa, ho finito. Okay, Ciao, grazie. grazie. Elisabetta? Sì, volevo riprendere quello che ha detto la dottoressa, che la persona anziana o comunque la persona che ha avuto un cambiamento della sua situazione di autonomia, può essere anche giovane o meno giovane. Lei dice che non va a casa se non ha comunque anche l'uso del cioè prima di tutto avrà il presidio che gli serve e due, l'uso, nel senso che è pratico nell'usare. E come fate? Perché noi qui in Lombardia, cioè l'ospedale praticamente dall'oggi al domani ti dice guarda, tu io ti dimetto. E dopo sul territorio tu andrai a cercare presso l'ASL l'ufficio protesi, piuttosto che poi devi andare
a fare la domanda per avere l'assistenza domiciliare, che è un pacchetto, no, di prestazioni molto puntuali. E quindi da lì cioè, è proprio il disastro, no? Cioè, quindi o dall'ospedale ti mandano direttamente in una RSA se si trova, o in una lunga degenza, ma comunque questo passaggio per poter dare il tempo alle persone di recuperare l'autonomia e quindi poi di evitare tutti i tipi di istituzionalizzazione. Ecco, volevo chiedere questo. Allora, nel 2017 abbiamo insomma, visto quali erano le problematiche legate alla dimissione, no? Dimissione protetta. Anche lì abbiamo fatto un gruppo di lavoro. Allora, abbiamo creato in ogni ospedale c'è una centrale che si chiama di continuità, centrale di dimissione di continuità assistenziale. Allora, quando un paziente ha problematiche che possono essere cliniche, sociali o di altra natura o gli ausili, il reparto, il medico di reparto fa una segnalazione, anche qui vi mando il progetto così lo potete vedere nel concreto. Quindi quando il reparto ritiene che c'è una problematica di dimissione perché il paziente è solo, perché ha la casa all'ottavo piano e quindi non può fare... viene chiamata questa commissione. In questa commissione c'è un geriatra normalmente, ma a volte se ci sono degli altri problemi ci può essere un palliativista o anche lo psichiatra quando ci sono dei problemi, o un pediatra. Questa centrale c'è quindi un geriatra normalmente, un infermiere e un assistente sociale. Vanno al letto del paziente, fanno una valutazione dei bisogni di questo paziente. E se ha bisogno di ausili, nella stessa giornata in cui veniamo chiamati, si chiama lo specialista, per cui il paziente già dall'ospedale ha la richiesta, mandiamo noi la richiesta degli ausili all'ufficio della protesica, perché il paziente non va a casa se non ha l'ausilio, oppure proprio se capita che c'è un'emergenza, però ha già la pratica avviata, cioè lo fa già la centrale questo lavoro. Perché abbiamo capito che non può essere il paziente che si organizza il percorso, siamo noi operatori che dobbiamo organizzare il rientro al domicilio. C'è un paziente che per caratteristiche ha bisogno ancora di parti, diciamo, sanitarie cliniche, in genere viene indirizzato per alle lungodegenza riabilitativa o altro. Se invece è un paziente che ha problemi, può andare in ospedale di comunità, nel caso in cui abbia solo bisogno di fare dell'educazione o debba imparare a utilizzare un ausilio, o la famiglia ha bisogno di un tempo per preparare per predisporre la casa. Quindi viene fatta una valutazione dei bisogni. Anche qui vi posso mandare la scheda, il progetto. E nel caso in cui invece la famiglia abbia necessità, possiamo ricoverarlo in una CRA temporanea o in una CRA definitiva. Abbiamo lavorato, questa centrale c'è in tutti gli ospedali, noi abbiamo l'ospedale di riferimento che è un'azienda ospedaliera universitaria e nei tre ospedali della nostra provincia, Cento, Lago Santo ed Argenta. Ed è un modo di, insomma, abbiamo dovuto anche lì fare molta formazione perché spesso i clinici, soprattutto i chirurghi, quello dico, mi spiace se avevano, cioè mandavano a casa i pazienti anche senza aver spiegato l'astomia e quindi abbiamo fatto delle grosse battaglie, ecco, su questa cosa. Abbiamo fatto molta formazione perché anche qua gli ospedalieri non conoscevano cosa c'era sul territorio, perché ognuno cioè siamo proprio veramente e quindi abbiamo avuto la necessità di dare la, diciamo, responsabilità di questa funzione è data al direttore del distretto in quanto garante del percorso del paziente ospedale territorio. Non è stato semplice, però stiamo avendo dei buoni risultati. Vi mando anche qua i materiali.
anche perché queste centrali di dimissione erano già previsti nel DM 70, dove si diceva che per appunto lavorare, per far sì che bisognava creare queste centrali di dimissione, quindi non è che noi abbiamo inventato nulla. In molte realtà so che esistono, per esempio in Toscana so che c'è proprio una centrale in cui c'è ha una responsabilità un medico anche lì sui percorsi, ecco, però io adesso vi porto l'esperienza di Ferrara. Certo. Achille? Io dunque mi si sente, sì, vero, credo che si senta quello che dico. Sì, ti si sente, sì. Ecco, io apprezzo l'illustrazione, la spiegazione che è stata fatta dalla dottoressa Mazzini, mi pare, è vero, e soprattutto però vorrei concentrarmi su alcuni punti che sono quelli che interessano maggiormente a me, ma non solo a me, a molti di noi, e sono naturalmente il problema in questa fase disastrosa della diciamo categoria della classe, diciamo, degli anziani. E vedo che delle iniziative da parte della descrizione fatta dalla dottoressa sono state fatte nella costruzione della casa della salute, è vero, in quel di Ferrara. Però ecco, vorrei appunto concentrarmi su alcune cose che in questo momento mi sembrano molto, molto pressanti. La prima cosa riguarda una, diciamo, notizia che io ho letto, che ho avuto, ho fatto anche qualche ricerca su, diciamo, su internet. Relativa a questa diciamo, iniziativa che sta, diciamo, allargandosi, spiegandosi in Francia, che riguarda la generalizzazione del voucher per l'assistenza non solo degli anziani, ma delle altre categorie, anche delle categorie dei non autosufficienti, siano essi anziani o siano anche giovani e magari ecco, è una iniziativa che è stata ripresa anche da noi in Italia, è vero, tant'è che io ho trovato una proposta di legge che è stata presentata da una ventina, mi pare, di parlamentari, che ripete, ripercorre proprio molto, molto, in maniera molto simile l'esperienza francese, e è l'esperienza relativa ai voucher per la cura degli anziani, non solo degli anziani, ma anche degli altri non autosufficienti. Quindi il problema credo che il problema della non autosufficienza e degli anziani, anche autosufficienti, in questo momento c'è uno dei problemi sicuramente. Bene, è stato detto nell'illustrazione di tutte le iniziative che sono state prese, che si stanno prendendo, ma ecco, io vorrei concentrarmi su alcuni punti che mi pare siano all'ordine del giorno e che anzi. Scusa Achille se ti interrompo, però adesso concentriamoci nello spazio per fare eventualmente delle domande alla dottoressa Mazzini, perché poi ci sono ancora Sì. due domande in chat, poi sentiamo l'esperienza toscana e dopo facciamo un po' di discussione, perché sennò ci perdiamo. Ecco. Allora, Scusami, aspetto dopo di intervenire. Dopo, sì. Sì, Bene. dopo liberiamo la dottoressa Mazzini quando Va abbiamo bene, proprio, va bene. se no, Sì. non No, va gli bene. facciamo fare ore e ore e ore di straordinario. No, allora, scusami, Achille, ma allora ci sono due domande per la dottoressa che ho visto in chat, no? Che sono, allora, una da Donatella che non so, o vuole intervenire perché chiede se pensa che questo modello possa essere utilizzabile per le Sì, persone non autosufficienti. se volete faccio brevemente pongo la domanda. Allora, sempre allacciandomi anche al discorso del nuovo progetto di medicina territoriale,
Ci sono delle soluzioni che ovviamente non sono praticabili per quello che è il malato gravemente non autosufficiente, perché o in seguito a delle malattie croniche importanti ha perso comunque la sua autonomia, o comunque richiede una valutazione dei parametri medici continua, per cui interrompere o la cura o comunque non essere pronti a intervenire qualora fosse necessario, potrebbe metterlo a rischio di vita o anche di peggioramento delle sue condizioni. Quindi volevo chiedere alla dottoressa Mazzini, secondo lei questo modello, che secondo me è bellissimo, anche se lo vedo poco attuabile nel Veneto, purtroppo, devo dire. O comunque anche in grossi centri, ecco, perché mi rendo conto che forse nei centri più diciamo più piccoli forse funziona meglio. Ecco, visto sui 36.000 abitanti, mi pare che sia il vostro bacino di utenza, quindi una città già come Verona comincia a diventare già più problematica. Ecco, grazie mille. La mia esperienza le dico, secondo me, l'anziano prima di diventare non autosufficiente ha comunque probabilmente questo sistema potrebbe rallentare la non autosufficienza. Cioè un sistema in cui la rete di professionisti si prende in carico, ma veramente non fa solo, voglio dire, solo visite ed esami. E quindi si occupa della persona, secondo me, senz'altro è un modello. Nelle città io credo che sia fattibile, suddividendo, come succede per esempio a Bologna, che è una delle città, la città più grande dell'Emilia-Romagna, hanno fatto delle case della salute nei quartieri, per esempio, più popolati. E quindi c'è questa possibilità, ma perché comunque se no non si dà un'identità al territorio, perché se no i servizi sono sparsi per la città e il paziente deve girare, non so, un'ipotesi che c'è a Ferrara, le faccio un esempio, che è un esempio banale, però non, è vero, voi siete un gruppo che si rivolge agli non autosufficienti, ma non è possibile che per fare una vaccinazione a un bambino io debba andare da una parte della città e per l'adulto si debba andare da un'altra parte. Quindi ricostituire un'identità, quello che sono i servizi territoriali, mettere insieme il sociale e il sanitario, aiuta a costruire dei percorsi per rallentare la non autosufficienza. Poi è logico che per i non autosufficienti ci sono le strutture, i nuclei ad alta intensità, non so, noi abbiamo anche qua dei pazienti che hanno problematiche di demenza. È logico che se tu nella casa della salute hai un geriatra che si occupa e che quindi è a disposizione per le famiglie laddove, per esempio, ecco una cosa che non ho detto, che noi abbiamo non so, come in altre situazioni, il caffè Alzheimer, dove i familiari si incontrano laddove hanno de delle problematiche rispetto, per esempio, alla demenza. Quindi voglio dire, costruire una rete di supporto alle famiglie, potrebbe essere, al di là, voglio dire, di quando l'anziano è solo, che allora probabilmente l'istituzionalizzazione è l'ultima spiaggia, però potrebbe comunque rallentare, dare dignità alle persone che magari vengono istituzionalizzate su dei bisogni che forse non sono ancora da istituzionalizzare. Ecco. Credo che si rallenti, poi capisco che in alcune situazioni non sia possibile. Ok, grazie. E, Alberto Giorgi, o intervieni o se no. No, intervengo. Ok. Sì. Allora, quello che ho capito che un po' si sa, il modello emiliano, no, è quello che diciamo più propenso, no, a fare rete. E fare rete vuol dire avvicinare i nodi della rete che se sono dispersi creano ovviamente confusione. Però volevo fare delle domande alla dottoressa. Allora, io so che
negli ultimi anni, diciamo che la questione degli anziani, dei bisogni profondi, è stata avvertita profondamente dai soggetti privati, nel senso che si sono affrettati, visto l'interesse, a costruire RSA. Tant'è vero che l'RSA, io ho questi dati molto generici, molto vaghi, mi piacerebbe averli più precisi anche territorio per territorio, le RSA sono raddoppiate come numero, addirittura ancora di più come posti letto, perché le RSA private sono grandi. Quelle. Allora, è chiaro che se l'esperienza di Ferrara dura da dieci anni con questa passione che si sente ovviamente e con questo sforzo, no? Mi viene da chiedere, ma allora che effetto ha avuto su questa situazione la presenza della Cassa della Salute nel suo farsi, nel suo organizzarsi? Cioè, se il lavoro è stato produttivo, come penso sicuramente sia stato, il numero di RSA private sul territorio non dovrebbe essere così grande come in altri territori, per esempio, no? Ma anche penso alle badanti, no? Al numero delle badanti, no? La famiglia si organizza per assistere i propri anziani attraverso le badanti. Un territorio abbandonato è occupato dalle badanti, fondamentalmente. Allora, mi chiedo, su quel territorio lì ci sono indagini per capire i risultati, no, di questo lavoro decennale nel confronto degli altri territori? Queste sono le domande. Volevo aggiungere anche un'altra cosa, perché oltre alla propensione emiliana, di fare rete, ma anche forse un po' toscana, ma soprattutto emiliana, oltre alla questione del volontariato, no? La dottoressa diceva 5 associazioni volontariato, no? Allora mi chiedo, ma la questione organici, no? Non è da prendere in considerazione, non tanto come formazione, proprio come numero di organici. Perché io so che negli ultimi 10 anni tagli enormi sono stati fatti in sanità pubblica sulla questione organici. Credo che abbiano tagliato anche a Ferrara, no? Questa è una domanda che mi piacerebbe... Come l'hanno vissuta? Se l'hanno oppure c'è stato un progetto particolare su Ferrara per cui Ferrara non si tocca, c'è da lavorare bene a Ferrara. Ecco, perché... Mi chiedo, i tagli sono stati enormi in Italia e sono stati fatti in particolare al sud, no? E allora, se a Ferrara ci sono voluti 10 anni per arrivare a dove è un buon livello, no? Come siamo adesso, ma in Calabria quanti anni ci vorranno? Facciamo domande breve, per favore. Ho finito. Sono finito. Allora, non le nascondo che anche da noi ci sono stati, soprattutto 6-7 anni fa, un taglio di organici, però voglio dire, il direttore generale che ha impostato il lavoro delle case della salute, siamo riusciti a riconvertire appunto il personale in questa attività della Casa della Salute. È logico che, non le nego che ci sono state delle, che non ci siano, non le dico che non ci sono state delle difficoltà, però siamo riusciti a, come posso dire, a mantenere un livello di professionalità, cercando anche di utilizzare personale da un settore all'altro, facendo anche degli accordi, tant'è che in questo periodo, per esempio, di pandemia, siamo andati in aiuto nelle CRA con il nostro personale infermieristico, anche in attività. Poi non le nascondo che senz'altro bisognerebbe avere ancora qualche personale in più sul territorio, perché appunto il progetto dell'infermiere di famiglia, che vede un infermiere ogni 5.000 abitanti, 5-6.000 abitanti,
significa per noi avere delle risorse in più e non so se arriveranno queste risorse. Per quanto riguarda la domanda rispetto al fatto che questo modello della Casa della Salute abbia diminuito i posti letto per non autosufficienti nelle CRA, non riesco a darle la risposta. Cioè non è mai stato fatto una comparazione tra un territorio in cui non ci sia la Casa della Salute e... Non so, guardi, io ho partecipato a un gruppo di lavoro con il dottor Longo e so che ho delle diapositive con dei dati rispetto a questa cosa, magari posso andare a vedere, perché so che Longo aveva fatto della Bocconi aveva fatto uno studio appunto sul fatto dell'RSA, delle CRA, magari se lo trovo provo a darci un'occhiata, però non sono preparata a rispondere a questa domanda. Non riesco a darle una risposta. Io l'unica cosa che su cui sui grandi numeri non riesco a dirle. So che abbiamo fatto delle iniziative per gli anziani autosufficienti o con un'autosufficienza parziale. Rispetto al dato, se la Casa della Salute, se questo modello, non riesco neanche a dare il mio contributo, ecco, su questa, per dare una risposta sincera, ecco. Però posso guardare in quel materiale che ho lasciato da parte e magari posso inviarglielo, ecco. Grazie tantissime, sarà veramente interessante appena sarà possibile, insomma, venirvi a conoscere e approfondire, perché io ritengo che la vostra esperienza possa essere veramente, lo è già, non è che possa essere pilota rispetto anche a tutto quello che stiamo cercando di portare avanti a livello poi normativo, no? Che sia regionale o nazionale, per ottenere, visto che poi nel recovery fund si è richiamato tanto la casa della comunità, non casa della salute, ma la casa della comunità, che dovrebbe essere, cioè poi non, bisogna anche appunto tradurla concretamente e applicarla veramente. Allora ritengo che il fatto di essere preparati e di avere un'esperienza già così consolidata, che può essere poi portata, no, nei diversi nostri ambiti più vicini, è di un'utilità enorme, per cui grazie davvero di tutte queste informazioni che ci ha dato stasera e che avevo anch'io già sentito un po' nell'altro incontro. Se non ci sono altre domande, Elisabeth, non so, con la dottoressa possiamo concludere, perché passerei ad ascoltare anche un po' l'esperienza della Toscana. Elisabeth, va bene? Se ci sono. Perfetto. Ok. Se la dottoressa resta, noi siamo contenti. Se non ha tempo, ci dica lei, no? Ma se rimane... Io vi dovrei salutare, perché ho un altro incontro con i pediatri di libera scelta. Ok. Va bene. Poi i materiali li mando alla... Sì, dottoressa Elisabeth, va bene? Sì, assolutamente. Buonasera. Grazie tantissimo. Un bacio. Buon lavoro. Grazie. E quindi, se a questo punto Anna, Paola ci volessero relazionare sull'esperienza della Casa Salute, della Salute in Toscana, ma c'è Daniela è sostanzialmente l'estensore della proposta di legge per la Toscana, quindi penso sia più utile utilizzare lei. Ok, non lo sapevo, va bene. Allora, intanto mi sentite? Ok, sì, un po' bassa, ma... questa è la mia voce, ho messo anche le cuffie, cercherò di tenere la voce più alta possibile. Allora, io ho seguito con grande interesse quello che ci ha detto la dottoressa Mazzini, perché anche personalmente sono stata
sempre molto curiosa del modello emiliano e sinceramente in Toscana si è un po' preso come modello di riferimento, anche se facendo un po' di cenni storici, diciamo, la Toscana sarebbe partita anche prima, perché diciamo, noi abbiamo l'antesignano della Casa della Salute, che è la Casa della Salute di Castiglion Fiorentino, fortissimamente voluto da Bruno Benigni, non so chi di voi lo conosce, Bruno Benigni che ora è scomparso nel 2015, era stato anche assessore regionale, allora si chiamava alla sicurezza, non alla sanità, dal 83 al 90, poi consulente, poi si è occupato di carcere, poi consulente dello CGL e in quell'occasione insieme alla CGL Medici, ora non è per parlare diciamo di questo sindacato ma la storia è questa, hanno molto dibattuto proprio per creare un luogo che fosse anche uno spazio fisico in cui ci fosse, come diceva la dottoressa, quella contiguità anche di persone che poi vedremo fanno la differenza. E quindi in cui i professionisti che erano molto sparpagliati sul territorio e non dialogavano fra di loro si mettessero insieme proprio per riuscire a prendere in carico nella sua complessità la persona. Naturalmente la Casa della Salute ha una storia anche più antica, perché io parlo medicina democratica, quindi sapete meglio di me che l'idea iniziale di Giulio Mazzacaro. Chiaramente eravamo in un altro periodo, in un'altra fase storica, quindi diciamo stiamo parlando di altre cose. Però Bruno Benigni in realtà prese molto anche dall'idea iniziale di Mazzacaro, soprattutto su un tema che tra l'altro mi ha fatto molto piacere vedere che in Emilia Romagna comunque è stato ripreso, mentre in Toscana, poi vi dirò assolutamente no, nonostante le battaglie che si sono fatte anche nella nostra proposta di legge, che è quella della partecipazione del cittadino. Non solo diciamo del terzo settore, forse anche volontariato, che chiaramente è una cosa diversa dal privato sociale, ma del cittadino all'interno appunto delle case della salute. Poi in Toscana, sempre per proseguire con questi cenni storici, la sperimentazione vera e propria noi l'abbiamo avuta praticamente dopo che c'è stata la legge finanziaria del 2007 e poi il successivo decreto del Ministero della Sanità che è del luglio del 2007, in cui praticamente partì la sperimentazione, anche perché nel decreto misero proprio delle risorse economiche anche consistenti per quei tempi. Allora la Toscana ha presentato una serie di progetti, questo nell'arco del periodo che va dal 2008 al 2010, e quindi furono sperimentate le prime case della salute, che devo dirvi la verità sono anche la sperimentazione migliore, quella diciamo storica, perché noi abbiamo avuto queste prime quattro case della salute iniziale, che sono appunto Castiglion Fiorentino, come vi dicevo, poi c'è stata Empoli, poi c'è stata Pontedera, Terricciola La Rosa, una piccola frazione, e poi c'è stata Maglia, che è nella zona della Lucchesia. E queste quattro case di sperimentazione dovevano, nell'intenzione della regione toscana, proprio tirare fuori quello che doveva essere il modello di casa della salute, in cui tutte le cose che diceva la dottoressa chiaramente erano centrali, quindi l'equità nell'accesso, la presa in carico della persona, il fatto che ci fosse un unico punto d'accesso. Perché poi vedremo l'importanza del fatto che la Casa della Salute sia un luogo fisico ben riconoscibile. E chiaramente l'integrazione fra il sociale e il sanitario, l'integrazione tra i professionisti, come dicevo prima, e su questa falsa riga si è andata avanti. Infatti poi le Case della Salute sono state messe dentro i piani sanitari, sia quello del 2012-2015, anzi noi dal 2012 abbiamo un piano integrato socio-sanitario e poi nell'ultimo 2018
2020. Il problema però che ahimè, io devo dire che contrariamente allo sviluppo che c'è stato in Emilia-Romagna, in Toscana molto è rimasto sulla carta. Per l'amor di Dio, cioè, non tutte le situazioni sono uguali, cioè omogenee, però indubbiamente molte delle case della salute, anche qui concordo con la dottoressa Mazzini, soprattutto nell'area metropolitana, nelle grosse città, perché in periferia è andata diversamente, sono la stessa cosa. Molte case della salute hanno seguito un aspetto meramente burocratico, cioè sono, diciamola così, dei poli ambulatori, e questa è messa la targhetta casa della salute. Altre case della salute, tra cui quelle che citavo prima, invece, proprio per questa capacità che hanno avuto nel tempo, e ripeto, la differenza per me la fanno le persone, quindi questa capacità di mettersi in rete dei professionisti, degli specialisti, degli infermieri, dei medici di medicina generale, sono andata avanti indubbiamente ottenendo anche dei risultati molto importanti. Per l'ho citata prima, la Casa della Salute di La Rosa addirittura è una delle più complete rispetto a tutte le professionalità, ma anche ai servizi e agli interventi che si fanno dentro la Casa della Salute, tant'è vero che grazie anche alla volontà di alcuni medici di medicina generale che hanno fatto formazione, e la formazione apre e chiudo parentesi, è una cosa fondamentale, addirittura hanno anche punti di primo soccorso, cosa che indubbiamente ha anche in qualche maniera aiutato a decongestionare i pronto soccorsi in quelle zone. Però queste, diciamo, sono realtà, ripeto, periferiche, e sono realtà che non sono esattamente, non colgono esattamente il perimetro di tutte le case della salute, che in Toscana, da un punto di vista numerico, sono anche tante, perché noi di case della salute ne abbiamo 70 attualmente, sono distribuite in maniera più o meno omogenea dentro le nostre tre aziende d'area vasta, perché con la riforma del 2015, questo per far capire come funziona il nostro sistema sanitario regionale, noi abbiamo avuto questa riforma che ha accorpato le precedenti ASL in che erano 12 in tre aziende di area vasta, e le case della salute per esempio ce ne sono 25 nella nord ovest, nell'area nord ovest che sarebbe Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno. Ce ne sono 22 nella Toscana Centro, che è Firenze, Prato, Pistoia, ora non mi sfugge, e 23 nella sud-est, che sarebbe Grosseto e Arezzo, quindi la parte meridionale della Toscana. Quindi sulla carta sarebbero anche tante, e a regime le case della salute, questo è stato proprio scritto nella delibera che ha seguito la legge, poi riparlo velocemente della legge, le case della salute dovrebbero essere dunque 116, quindi dovrebbero coprire tutte le zone distretto, una casa di salute per zona distretto, e addirittura le AFT, quindi le aggregazioni funzionali territoriali, questo con la fine del 2021. Naturalmente poi la pandemia, come capirete, ha assolutamente spostato queste tempistiche. Però ecco, fino al 2015, quando poi è stata fatta la prima delibera delle linee di indirizzo, che proprio descriveva il modello, e mi dovete credere, forse mutuandolo da quello dell'Emilia-Romagna, perché sono due regioni che hanno sempre molto dialogato, è simile, se non uguale, a quella dell'Emilia-Romagna sulla carta. Quindi le aree che descriveva la dottoressa, quindi clinica, assistenziali, servizi sanitari, sociali, addirittura si andava dalla prevenzione, cioè in una casa della salute, perché le case della salute sono a diversa complessità, in una casa della salute complessa, quindi diciamo di terzo livello, c'era sostanzialmente dentro di tutto, ci doveva essere dentro di tutto, dagli studi dei medici di medicina generale alla pediatria di famiglia, ci dovevano essere chiaramente gli infermieri, gli specialisti, la riabilitazione, le cure intermedie, la neuropsichiatria infantile,
addirittura anche i consultori, chiaramente il servizio sociale e via dicendo, cosa che però, a dire il vero, cioè sono davvero mosche rare di dove si è realizzata e nemmeno in tutto ciò che era previsto, perché poi sostanzialmente, essendo poliambulatori la maggior parte, quello che troviamo sono chiaramente i medici di medicina generale che in Toscana tra l'altro hanno avuto una grossa ritrosia a far parte delle case della salute, e questo è stato un problema, e poi lo dirò, che è andato ad incidere anche sulle nuove linee di indirizzo, e comunque tutte le varie professionalità. Poi chiaramente c'era tutta la parte dell'area dell'accoglienza, che è quella funzione vitale che diceva la dottoressa, perché chiaramente sento, diciamo, il punto in cui convoglio il cittadino per essere preso in carico, come dicevo prima, nella sua complessità, nella sua totalità, è un aspetto importante, perché riprendo le cose dette sempre dalla dottoressa, praticamente non costringono il cittadino a spostarsi, ad andare in tanti posti, ma hanno, diciamo, come riferimento quel punto, appunto, scusate il gioco di parole, di accesso, che semplifica e facilita anche i percorsi assistenziali. Nel 2017 per noi intendo il gruppo della sinistra toscana, su Toscana Sinistra, abbiamo iniziato l'istruttoria perché pensavamo, eravamo fermamente convinti, visto che finora si trattava come dire, di delibere che poi avevano descritto e organizzato il modello, pensavamo che una legge, quindi il fatto che le case della salute fossero in legge, gli avrebbe dato più forza. Eravamo convinti di questa cosa. Quindi, diciamo, dopo aver lungamente, chiaramente, battagliato con gli altri gruppi, siamo arrivati nel 2019 ad avere la legge, che poi è la modifica della nostra legge sulla sanità, avere le case della salute. E devo dire che la legge è stata anche una mediazione, un compromesso dignitoso, perché comunque tutte le cose che vi ho detto prima sono nella legge, soprattutto era molto importante ciò che nella legge noi avevamo messo per quanto riguardava gli obiettivi, perché per esempio l'equità nell'accesso ai servizi territoriali, visto che si sta parlando di territorio, e non voglio entrare nel merito di che cos'è il territorio in realtà, delle carenze che ha anche in Toscana, significava garantire l'equità nell'accesso, significava poi sostanzialmente anche superare quelle diseguaglianze che tra i territori in Toscana ci sono sempre stati, addirittura per farvi capire fino a che punto c'è una diversità in Toscana anche nella stessa quota capitaria che viene distribuita nelle varie zone territoriali. Quindi diciamo, per noi questo era un elemento fondamentale. Poi chiaramente l'altro elemento era quello dell'organizzazione, del coordinamento, della risposta che si doveva dare al cittadino, in cui si doveva privilegiare assolutamente quello che è la domiciliarità, il contesto sociale, e anche perché ora questi sono termini che sono anche molto, come dire, all'ordine del giorno attuale, anche in merito a cosa è la programmazione sui fondi del Recovery Fund. Poi andremo a vedere nel merito che cosa significa questa prossimità di cui si parla, però indubbiamente rovesciare il paradigma, sperare territorio, dare risorse al territorio, e nel territorio privilegiare appunto la prossimità, la domiciliarietà, e per quanto riguarda anche, visto che si parlava di non autosufficienza di anziani, privilegiare il contesto sociale e considerare l'istituzionalizzazione della persona come davvero l'ultima ratio, perché dal mio punto di vista, ma ora non stiamo parlando di RSA, non ci voglio entrare nel merito, le scelte, soprattutto dopo quello che è successo con la pandemia per quanto riguarda le RSA, dovrebbero essere davvero di un paradigma completamente diverso. E soprattutto noi avevamo fortissimamente voluto un articolo 5 di questa proposta di legge, che poi è diventata legge, che era la partecipazione.
però non una partecipazione burocratica un po' paternalistica, per cui c'è il direttore o la direzione aziendale che, o il professionista che sceglie di misurarsi con il cittadino o anche con diciamo, le associazioni che lo rappresentano, però poi sostanzialmente chi ha l'ultima parola. E cioè una partecipazione sulla carta, non è reale, perché noi avevamo pensato proprio a una partecipazione che intanto partiva dalla, chiamiamola programmazione tra virgolette, perché riguardava anche una, sento delle voci, ci sono dei microfoni aperti, perché riguardava una valutazione dei bisogni, anche una definizione della progettualità. E soprattutto tutto l'aspetto della verifica, perché pur, ahimè, dico, spesso c'è la prima parte, ma poi sostanzialmente non si va mai a verificare quello che è l'impatto della stessa progettualità nel concreto. Lo dico in maniera colorata perché ci avevamo molto creduto e quindi, ahimè, siamo rimasti particolarmente delusi quando è arrivato molti mesi dopo, quindi anche in una situazione in cui noi non potevamo nemmeno più gestire il processo, perché ormai il processo passava alla giunta regionale e noi eravamo in scadenza, quindi si stava andando ad elezioni e, ahimè, apro una piccola parentesi per quel che può interessare, noi non ci siamo nemmeno più dentro il consiglio come sinistra, quando ci è arrivato una seconda delibera, le linee di indirizzo in cui cioè, è proprio un disegno completamente diverso. Addirittura si è preferito, diciamo, a quello che erano gli indirizzi della legge, quando è emerso da un consensus conference, lo chiamano loro, fra direzione aziendale, professionisti e via dicendo, in cui cambia, è come se rovesciata, se si fosse rovesciata la situazione. Non è più un luogo fisico, cioè non ci deve essere la casa della salute in cui c'è quella continuità di cui si parlava prima. Non si va quindi per struttura, nel senso un posto in cui ci sono tutti i servizi, in cui ci sono tutti gli interventi, tutte le attività, in cui c'è un orario. Il fatto che la casa della salute, perché dia risposta, per esempio, deve essere aperto se non H24 almeno H16, perché se no che tipo di risposta puoi dare? Ma si va per progetti e per processo, come diceva la dottoressa, cioè la cosa che lei appunto valutava negativamente, cioè in sostanza praticamente, come dire, la stessa complessità, cioè i servizi che tu metti in quella casa della salute dipende dalla progettualità che fai sulla casa della salute, che fanno i professionisti, che fai il livello distrettuale. E questo, come capirete, significa che chi ha più capacità progettuale allora riesce ad ottenere di più, perché non è più nemmeno il modello, se vogliamo, no? Non è più il modello che ti dice quali sono le aree di intervento, quali sono i professionisti, qual è la strumentazione. Qual è l'orario, ma la casa della salute praticamente fa taglia a quella che è la progettualità che si riesce a fare all'interno di quel territorio. Però, ripeto, non tutti sono in grado di fare progettualità, ci sono territori che sono costituzionalmente più poveri anche in questo senso, quindi diciamo, e questa progettualità, ripeto, determina tutti. Il rapporto, per esempio, è molto ristretto, allora a questo punto, cosa contiene la Casa della Salute? Perché la Casa della Salute, diciamo, standard, è come se fosse la Casa della Salute base, quella che contiene, chiaramente, dentro ci sono i medici di medicina generale, che però non sono tenuti, nel senso che possono anche, chiaramente, avere i loro studi. Qui in Toscana stanno crescendo molto, soprattutto ultimamente, questi studi medici, in cui medici e medicina generale si mettono insieme. E qui mi ricollego al fatto appunto di questa difficoltà che abbiamo avuto, che ha pesato appunto nel modo che sto dicendo, di questa
avversione in qualche misura dei medici di medicina generale, che tra l'altro per un periodo, e forse questa è la grande differenza tra noi e l'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna, a quanto ho capito, il coordinamento sia organizzativo che clinico, il dipartimento delle cure primarie è all'interno del servizio sanitario regionale. Noi per un lungo periodo il dipartimento delle cure primarie, a capo del dipartimento delle cure primarie, c'erano i medici di medicina generale, però i medici di medicina generale sono dei privati, sono convenzionati al servizio sanitario nazionale, quindi diciamo probabilmente questa cosa ha pesato. Fatto sta che a questo punto davvero io non so, ecco l'ultima cosa, indubbiamente in questa scelta hanno pensato altre due cose, il rapporto peculiare o particolare che in Toscana, che la Toscana ha con il privato sociale, perché molti sono anche gli ambulatori delle misericordie, della pubblica assistenza, quindi chiaramente non voglio dire che è una specie di concorrente, però indubbiamente voglio dire non ci si è voluti investire perché bisognava preservare anche queste realtà, tant'è vero che le case della salute in Toscana possono essere anche fatte in strutture private, anche dentro la Coop oppure nei pool ambulatori privati, non è necessario che la struttura sia pubblica. Quindi, come dire, c'è stato un forte indebolimento rispetto, diciamo, all'idea che avevamo originariamente. Vado a concludere dicendo, io non so, tra l'altro, come ora questo modello di casa della salute si sposerà con il modello, faremo vedere poi quale sarà veramente il modello, delle case di comunità. Perché le case di comunità, per quello che ho letto, che ho potuto leggere, si accanagnano molto meglio a un disegno di casa della salute come quella dell'Emilia Romagna, ad esempio. Cioè il modello va più verso, le case di comunità vanno più verso il modello di Emilia Romagna che non quello, diciamo, uscito fuori dalle nostre ultime linee di indirizzo. Poi un'ultima riflessione che io faccio proprio sul nuovo modello che ci propone, diciamo, il livello, un minuto che stiamo rimanendo. Ho finito, okay. Il livello nazionale è quello di metterci d'accordo su che cosa intendiamo per comunità, perché se la comunità deve essere una cosa burocratica, voglio dire, secondo me si perde molto del valore aggiunto che la comunità dovrebbe e potrebbe dare. Se la comunità deve essere un rapporto, ancora una volta, fra pubblico e privato, forse anche privato sociale, significa tenere fuori tutta una serie di soggetti, anche associativi, che invece sono più di difetto dell'utente e del cittadino. Quindi, se invece è un'altra cosa in cui la partecipazione è una cosa concreta, reale, allora voglio dire tutto un altro film. Avrei da dire tante altre cose, ma mi rendo conto che il tempo è tiranno, quindi finisco qua. Okay. Grazie, grazie tantissime. No, cioè, però da quello che capisco, allora queste 70 ci sono, però l'organizzazione è più in mano ai medici, anche se ci sono le altre professionalità, però non è così strutturato come in Emilia Romagna. Anche le altre professionalità intervengono, vanno a domicilio, seguono le persone, organizzano l'accoglienza. No, non è un modello così sviluppato, nel senso che sulla carta ci abbiamo tutto, ma poi te lo possono dire anche Anna, la Paola, nella realtà è molto disomogeneo il modello. Ci sono realtà, diciamo, che chiaramente... Anche l'assistente sociale è esistente? No, non è una cosa così strutturata, cioè l'assistente sociale addirittura nelle nuove linee di indirizzo non è che devono essere presenti, nella vecchia linea di indirizzo dovevano essere presenti, cioè le vecchie linee di indirizzo erano un luogo fisico in cui c'era tutto, c'erano tutte le figure professionali, compreso anche il socio assistenziale, quindi praticamente le assistenti, il servizio sociale. Nel nuovo modello, ma anche in realtà, nella realtà se vogliamo, l'assistente sociale è coordinata, però chiaramente non è, come dire, dentro quel sistema in una maniera, diciamo, strutturata. Tant'è vero che questo, secondo me, crea delle grosse problematiche sulla questione delle reti
e sulla questione dell'integrazione sociosanitaria, perché ha ragione, guarda, in questo lo voglio ripetere per l'ennesima volta, ha ragione la dottoressa, se tu hai un luogo che c'è anche una contiguità che poi porta i professionisti a conoscersi, a creare la fiducia tra i professionisti, a prendersi in carico delle situazioni concrete delle persone, allora puoi creare un sistema virtuoso. Se invece continui ad agire comunque in una situazione di compartimenti stagni, perché la fisicità, almeno dal mio punto di vista, io lo penso così, e queste erano le case della salute, addirittura anche della proposta di legge di medicina democratica, perché lei, insomma, lei tu lo saprai che è stata fatta anche una proposta di legge. Lo spazio fisico e la continuità ti permettono davvero di mettere insieme concretamente i professionisti, come pure gli interventi e i servizi, e quindi creare quella, diciamo, realtà virtuosa che poi ti permette di ragionare sul caso e di arrivare anche alla concretezza della risoluzione del problema. Ok, grazie. Ha chiesto la parola, non so il nome però, mi risulta Nokia 3. Chi è Nokia 3? Attivare il microfono. Non riesco a capire se non riesce o che cosa. Vabbè, intanto che Nokia prova a vedere se riesce a collegarsi e a farsi sentire soprattutto. C'è qualcun altro che abbiamo ancora un 10 minuti se qualcuno vuole intervenire? Chiedo scusa per il ritardo, però non ho potuto partecipare prima. Caterina, grazie. Ciao, ben arrivata. Nokia riesce? Bisogna attivare il microfono. Ok. Non so, Anna o Paola, volete aggiungere qualcosa rispetto? Laura. Proprio due cose. Sì, appunto, cioè è questo la situazione in Toscana, come qualche volta mi è capitato di dire, cioè le leggi ci sono, però la realizzazione, insomma, le case della salute a Firenze sono trasformazioni di poliambulatori o della misericordia o del, scusate, sto cercando di attivare la telecamera perché ecco parlare, ecco, sì, cioè quello che è stato sconvolgente è che mentre si sapeva che in consiglio regionale c'era questo livello di discussione, di aspettative eccetera, e invece nella realtà si è visto cambiare le targhe all'esterno, ma sostanzialmente mantenere le funzioni di poliambulatori che c'erano prima. Ecco, possono anche funzionare, ma sono poliambulatori. Quindi questa è un po' la situazione. Allora la preoccupazione viene, appunto, come diceva Daniela, per quello che sarà il modello futuro, visto che si parla tanto. Io leggevo oggi anche questa commissione Paglia, insomma, il discorso delle queste case di comunità, cioè bisogna vedere che tipo di realizzazione riusciremo a ottenere. Sì, certo, mi viene da dire che adesso l'esperienza che ci ha riportato l'Emilia Romagna è molto molto ben strutturata, molto ben organizzata, per cui sarebbe interessante adesso, anche proprio rispetto a questo incontro che abbiamo fatto oggi, recuperare davvero tutto il materiale, cercare proprio di fare un documento che declini proprio tutti i punti, questa modalità di presa in carico, questa attenzione al momento delle dimissioni dall'ospedale, attenzione a organizzare dalla parte della fornitura degli ausili, l'addestramento all'uso, la scelta, la socializzazione, il non abbandono, no? C'è tutto questo che il caffè Alzheimer, c'è tutto questo che
ci ha raccontato la dottoressa, secondo me, probabilmente loro adesso, se ci mandano del materiale, l'avranno già ben documentato, però potremmo farne tesoro e farne proprio un nostro documento che declini cosa deve essere una casa della salute, proprio pensando a quello che speriamo di poter fare, di poterci fare ascoltare o in ambito regionale o in ambito nazionale, no, per costruire queste che loro chiamano le case della comunità e non costruire questi ospedali di comunità come li intendono loro, perché è diverso da questi 20 posti letto che diceva la dottoressa Mazzini. Elisa. Laura, mi sentite? Sì. Aldo, mi senti, Laura? Sì, sento tutti. Sì, pure che sono Mariella. Sono riuscita a l'audio che non proprio io. Una foca. Sei tu Nokia, non lo sapevo, devi intervenire. Ma no, solo dire due cose. Prego. Allora, vabbè, tu sai benissimo che io... Mariella è un assistente sociale. Di Torino ex. Okay. Allora, il problema per cui, cioè il motivo per cui ho partecipato è che sempre di più anche i pazienti, anche giovani, delle unità spinale, almeno di Torino, io non so le altre esperienze, finiscono in RSA per dei problemi familiari, di barriere architettoniche, di non possibilità immediata di rientro a casa, e spesso ci rimangono. Noi abbiamo, in Piemonte c'è questo nucleo ospedaliero continuità di cure, nucleo distrettuale continuità cure, di cui ci si vanta molto perché è stato uno dei primi. Sono sempre stata convinta che centrino le persone, la formazione, la preparazione, la convinzione, la formazione, nel senso di avere un linguaggio comune e la rete. Da noi non ha funzionato, nel senso che spesso io ho visto, fino a quando, prima di andare in pensione un anno e mezzo fa, che questa continuità assistenziale si limitava a mandare degli ausili senza valutare ad esempio la casa. Cioè, se tu dai una persona anziana, giovane o chiunque sia, degli ausili che non entrano nel bagno, che non entrano dalle porte, eccetera, rimangono lì come porta cappotti, no? Quindi io ero sempre andata a fare visite domiciliari per valutare le barriere architettoniche e niente, e valutare l'ausilio idoneo nella casa idonea. Questo non succede più. Gli ausili vengono dati in una maniera spesso costosa e inutile, perché non sono adatti alla persona, non viene più addestrata la gente ad utilizzarli, e questo è uno spreco a livello anche economico. Cioè, addestramento, una persona che io ho sempre, è un termine che ho sempre detestato, perché non si addestrano così neanche i cavalli. Un'educazione, una formazione, un accompagnamento dei familiari dell'entourage, che spesso sono una rete più fragile e più sola. Da noi sì, esistono città della salute di cui si sa poco o niente, però a livello ad esempio di social housing, co-housing, eccetera, eccetera, esistono delle micro realtà disconosciute a cui i servizi territoriali non mandano le persone, ma il problema più grosso è quello delle persone con grave disabilità che non possono rientrare in casa, e a livello di co-housing non possono essere prese perché non c'è un'assistenza sanitaria. Sono tutte in mano al sociale e quindi non possono essere gestiti. Ok, terminato, sì. Scusa, cosa vuol dire non c'è l'assistenza sanitaria? Perché cioè, sono legate solamente a una situazione... co-housing. Io ho mandato un sacco di gente perché conoscevo un sacco di realtà molto belle, dove ci prendevano ad esempio dei pazienti tetraplegici, al di là che prendevano fino ai 65 anni, non più, quindi non per gli anziani, ahimè, anche se ora
il termine anziano, siccome si buttano col paracadute a 90 anni, andrebbe rivalutato anche il termine di quando diventi anziano e cambi la categoria proprio anche a livello burocratese, no? Tipo un para che riusciva a gestirsi, o anche un anziano, mettiamola così, che riesce ad autogestirsi, veniva preso in queste clausole dove c'erano dei progetti anche di reinserimento molto belli. Però se io avevo un tetra di 20 anni, aveva solo un'assistenza educativa per un progetto, va bene, ok, di reinserimento lavorativo piuttosto che di vita, e aveva come avere una badante, ma non, se non riusciva a farsi i cateterismi, chi gli andava a fare i cateterismi dell'evacuazione? Nessuno in una coaching, ok? Questo è stato il grosso problema con le gravi disabilità, dove c'è bisogno di un intervento infermieristico in strutture che non siano l'RSA, per quello quella gente li finiva in RSA, anche se poteva essere tranquillamente gestita in strutture molto differenti, perché non c'era un'assistenza adeguata. Il reinserimento lavorativo o altre cose, se tu non hai uno che ti fa il cateterismo a mezzogiorno sul luogo di lavoro perché non sei a casa e non hai un infermiere che va, chi te lo fa? Stiamo parlando di disabilità gravissime in generale. Okay, è ancora un'altra cosa. Però ormai anche uno di 65 anni lavora ancora. Ecco, tanto per dirne una. No, ma è l'annoso problema della parte sanitaria e la parte sociale. Questo è... Sono due bilanci diversi, sono due competenze diverse. Voglio dire, io vedevo nei nostri nuclei ospedalieri continuità cure che non c'era una vera integrazione. Il medico segnalava, come facevano sempre i medici, sbattimelo fuori, no? Buttami fuori il letto 22. Al mattino assistente sociale e gli infermieri del NOC, del nucleo ospedaliero continuità cure, si smazzavano i casi, competenza sanitaria o sociale, che hanno tempi fra l'altro enormemente diversi a livello proprio di continuità cure, perché mentre il sanitario può attivare gli ausili a domicilio, l'assistenza domiciliare infermieristica, che poi sappiamo tutti che ormai dura anche là di 3 giorni per addestramento il familiare a casa e poi dopo viene delegato ai familiari, se no non c'è più niente, non è più come una volta. Il sociale ha dei tempi a livello di attivazione di progetti di assegni di cura che non esiste più, ogni regione poi lo chiama come vuole, progetti di vita indipendente eccetera, che sono tutti bloccati, finanziamenti bloccati, in cui il territorio non ti dà più risposte sul sociale, quindi i tempi sono completamente diversi. Tu hai ausili ma non hai la badante perché non hai soldi per pagartela, cioè voglio dire, allora dove vai a finire? Ok, Mariella, ti fermo perché c'era anche Bruna che voleva intervenire. Sì, ti ringrazio Laura. Okay. Io vorrei dire, dal momento che parlo da Bologna, ho vissuto la situazione di entrambi i miei genitori non autosufficienti. La signora che ha parlato ora ha detto: non siamo come te anni fa. Anni fa, io mi riferisco oltre 20 anni fa. Bene, l'assistenza domiciliare a Bologna in che cosa consisteva? Che venivano a casa a bisogno? Come a bisogno? È un malato non autosufficiente, a letto, che non era in grado di essere autonomo per andare ai servizi igienici. Come si fa? Ecco, è questo il punto. L'assistente domiciliare si limitava a chiedere se aveva bisogno e poi, visto e considerato che l'impegno era troppo pressante, mi dispiace, questo non è il mio compito. Ecco, chiudo perché manca pochi minuti per la chiusura. Mi limito a dire: a Bologna, al quartiere Navile,
è nata un paio di anni fa una casa della salute, è stata tanto contestata, tant'è che si è formato un gruppo che ha raccolto tante altre associazioni, chiamato l'Assemblea della Salute del Territorio, ed è da settembre scorso che ogni mese tiene delle manifestazioni. L'ultima è stata sabato scorso in Piazza Maggiore, con grande risultato. Io faccio parte di questo gruppo. E appunto, perché è nata sta roba? Perché a seguito della nascita di questa Casa della Salute hanno chiuso dei servizi nei quartieri limitrofi, con risultato che hanno impedito a delle persone non autosufficienti, ad esempio un quartiere molto grosso, Corticella, che una volta era un comune, ecco, di trasferirsi, che avevano bisogno delle iniezioni intramuscolari, fisioterapie, eccetera, alla Casa della Salute, che non è servita da servizi di trasporto pubblici. Insomma, hanno creato un gran casino, con risultato che questa Casa della Salute, che cos'è? Hanno cambiato solo l'etichetta, ha messo Casa della Salute, che prima era un poliambulatorio. Ecco, allora, per favore, toglietevi dalla testa che Bologna sia l'isola felice, che non è. Ecco, ci tenevo a far presente questo. Io sono molto contenta se accoparo la dottoressa, quello che ha presentato corrisponde alla realtà. La mia esperienza è che i dirigenti sono bravissimi a presentare le cose dal punto di vista teorico. Nella pratica c'è un abisso, ecco. Quello che mi interessa far notare è questo. Vi ringrazio tanto. Confermo da Ferrara. Confermo anch'io. Da Torino. Va bene, però cioè, noi dobbiamo cercare di tendere ad un cambiamento, no? E il cambiamento richiede che ci siano dei modelli che magari in alcune parti possono essere molto teorici e poco pratici. In alcune situazioni magari invece fortunatamente c'è anche, no, una parte pratica che, no, supera la parte teorica. No, io comunque mi sento di dire che i modelli che sono stati presentati sono modelli che rispondono esattamente a quello che noi vogliamo che esista nel territorio per tutte le persone con disabilità, con problemi legati all'età, con problemi legati alla non autosufficienza, no? Questi modelli, ripeto, di presa in carico integrati mi sembrano quelli che tutti quanti auspichiamo, perché comunque la nostra critica forte è su tutto quello che non c'è, no? Per cui dobbiamo cercare di ottenere quello, e in questa fase qui, che è una fase molto delicata, dove anche alcune cose potremmo riuscire, dato quello che il Covid ha combinato, potremmo anche riuscire un po' ad ottenere qualcosa di più, dobbiamo tendere a questo modello. Per cui io mi sento di dire, cioè, cerchiamo di avere più materiale su questo, stiamo parlando della Casa della Salute, prendiamo il materiale anche di chi ci ha riportato le esperienze in Emilia Romagna, in Piemonte, in Toscana, e se ce ne sono anche delle altre, e vediamo di farne tesoro per quello che dobbiamo portare avanti nei nostri territori. Elisabeth, vedo che ti sei preparata. Sì, sì, dico che cioè, l'obiettivo anche di oggi era di poter così sollecitare la partecipazione dei nostri gruppi, del nostro movimento, avendo qualche elemento di riferimento. Potremmo anche dire, se quello che ha presentato la dottoressa Mazzini corrisponde alle nostre esigenze, ai nostri ideali, allora lo teniamo come tesoro, lo estrapoliamo addirittura del territorio di cui lei ha parlato, e
cercheremo, laddove siamo presenti, di spingere e di realizzare qualcosa. L'intero di un progetto credo che sia molto complicato, però ci sono dei pezzi che si possono cominciare a chiedere, a rivendicare e a costruire. Quindi io lo spirito di stasera era proprio così, cioè che parte dalla partecipazione. Noi ci stiamo mettendo insieme, siamo insieme perché vogliamo una delle trasformazioni. E quindi questo era proprio lo spirito di questa sera. Possono essere dei progetti più piccoli, più parziali, però che vanno proprio nel senso che risponde alle esigenze di cui siamo portatori. Assolutamente, per cui direi che su queste parole concludiamo stasera, facciamo arrivare il materiale e lo diffondiamo. Noi intanto vedremo di partecipare all'altro incontro, che è quello che ci siamo detti, per approfondire quelli che dovrebbero essere i punti di rivisitazione delle residenze sanitarie aziendali dell'RSA, per cui ci prendiamo un po' di tempo, anche perché, come vi dicevo, purtroppo adesso Antonio Burattini è andato via perché non si sentiva bene, del Comitato Anchise, hanno indetto questa iniziativa per il 5 marzo e si doveva avere qualche informazione in più. A questo punto le faremo girare via mail, però è confermato sicuramente che al mattino del 5 aprile ci saranno dei presidi nelle diverse città. Del 5 aprile. 5 marzo. 5 marzo. Del mattino del 5 marzo ci sarà questa iniziativa. Ci sono pochissimi giorni per costruirla e per realizzarla. Faremo girare anche proprio una lettera e un volantino, e nelle nostre regioni, laddove possiamo cercare appunto di organizzare una presenza presso l'assessorato alla sanità o di fronte alle RSA, vediamo anche proprio di contattare gli organismi regionali, no? Ci sarà una lettera che è indirizzata sia al presidente delle regioni che dell'assessorato, per, visto che è venerdì mattina, poter avere magari, no, un momento di incontro con loro signori, proprio per parlare di tutta questa situazione, no, criticissima, sia dell'RSA che delle cure che mancano a livello territoriale. Per cui gireranno le informazioni, spero anche proprio entro domani, perché abbiamo malapena una settimana di tempo. Per l'altro incontro ci riorganizziamo sicuramente nell'arco di una ventina di giorni, visto che ci sono diverse iniziative in campo, vedremo di riconvocarci e se riusciamo appunto per fare questo approfondimento, se no anche proprio per rincontrarci tra di noi. A questo punto, se siete d'accordo, vi direi buona serata, grazie della partecipazione e a risentirci presto. Ciao, ciao. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, grazie, buonasera. Grazie, grazie, buona serata. Ciao, ciao. Ciao. Antonio, non scappare. Sì. Sì, sì. No, vabbè, adesso appunto Antonio Burattini ci ha lasciato subito perché non si sentiva bene, no? E la Giulia non è venuta, per cui io non so dire, però vabbè, oggi mi avevano richiesto di nuovo se la mattina del venerdì riusciamo a fare questa diretta come era stata organizzata da te, no? Però venerdì è un giorno lavorativo, per cui capisco che... Per me è un po' difficile, in effetti, venerdì. Dovrei provare, non lo so, o ti lascio il numero di telefono di Fabrizio Baggi per vedere
se per caso lui può, però non so. Se tu mi dici, io a Fabrizio posso anche scrivergli, posso mandare una mail, no? E gli chiedo, gli dico che stiamo organizzando questa cosa, se veramente lui può darci un sostegno, perché no, altro io non so. Certo, e io te l'ho detto, l'unica cosa che, non lo so, può magari dare qualche problema a qualcuno è il fatto che, vabbè, lui è il segretario regionale di Rifondazione, per cui non lo so, ecco, se questo può... Vabbè, allora faccio un quesito... Cioè, meglio dirlo, ecco, in maniera chiara fin dall'inizio. Poi, io penso che, vabbè, lui... al limite può fare una sorta di regia, un po' come ha fatto anche, non lo so. Se bisogna vedere chi partecipa, fare l'elenco, fare i tempi. Sì, la parte più lunga è quella, ovviamente, quella di mettere a punto la scaletta, cercare di, anche se poi chiaramente va sempre a pallino, devi stargli dietro. No, infatti. Un po', però, vabbè. Non credo, io non so adesso, non riesco a capire quanta può essere la partecipazione. Non so quanto il comitato Anchisa riesca effettivamente a smuovere quanto anche degli altri riescano a partecipare, no? Comunque senti, facciamo così, io adesso dico a loro che c'è questa ipotesi, questa ipotesi potrebbe essere con una richiesta fatta, o è meglio che prima chieda a Fabrizio se è disponibile? Scusa? È meglio che prima chiedo a Fabrizio se è disponibile, prima di... Magari prima di... sarebbe meglio sentire lui in modo tale che sai più o meno se c'è questa disponibilità. Poi... E poi la passo a loro e poi vediamo. Va bene, dai, diciamo così. Va bene. Ok, allora possiamo. Ciao. Do io il termine e chiudo tutto. Sì. Ok, va bene. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.